Le anime danneggiate hanno ancora un valore. Storia motivazionale. Il proprietario di un negozio mise un cartello sopra la sua porta con scritto: "Cuccioli in vendita". Insegne come questa attirano sempre i bambini piccoli e, senza sorpresa, un ragazzo vide l'insegne e si avvicinò al proprietario: "A quanto venderete i cuccioli?" chiese. Il negoziante rispose: "Da 30 a 50 dollari". Il bambino tirò fuori dalla tasca qualche spicciolo. "Ho 2,37 dollari, disse. "Posso guardarli, per favore?" Il proprietario del negozio sorrise e fischiò. Dalla cuccia uscì Lady, che corse lungo il corridoio del suo negozio seguita da 5 minuscoli batuffoli di pelo. Un cucciolo era molto indietro. Immediatamente il bambino individuò il cucciolo ritardatario e zoppicante e chiese: "Che cos'ha quel cagnolino?" Il proprietario del negozio spiegò che il veterinario aveva esaminato il cucciolo e aveva scoperto che non aveva un'anca. Zoppicava sempre. Era sempre zoppo. Il bambino si entusiasmò. "Questo è il cucciolo che voglio comprare". Il proprietario del negozio disse: "No, non vuoi comprare quel cagnolino. Se lo vuoi davvero, te lo regalo". Il bambino si arrabbiò molto. Guardò dritto negli occhi del negoziante, puntando il dito, e disse: "Non voglio che me lo dia. Quel cagnolino vale quanto tutti gli altri cani e lo pagherò a prezzo pieno. Anzi, le darò 2,37 dollari ora e 50 centesimi al mese finché non l'avrò pagato". Il proprietario del negozio replicò: "Non le conviene comprare questo cagnolino. Non sarà mai in grado di correre, saltare e giocare con te come gli altri cuccioli". Con sua grande sorpresa, il bambino si abbassò e arrotolò la gamba dei pantaloni per rivelare una gamba sinistra gravemente contorta e storpia, sostenuta da un grosso tutore di metallo. Guardò il proprietario del negozio e rispose dolcemente: "Beh, anch'io non corro molto bene, e il piccolo cucciolo avrà bisogno di qualcuno che lo capisca". Se questa storia ti ha fatto riflettere, iscriviti al canale e condividi il video con i tuoi amici.